Ciao ragazzi, sono Grax, bentornati nel canale e siamo tornati finalmente su Clash of Clans. E sì ragazzuoli, è una vita che non ci entro, è stato un fine settimana full immersion in Clash Royale. Ma ci sono qui, sono prontissimo per attaccare, faremo un sacco di upgrade. Tenetevi pronti, però partiamo subito con cattive notizie. Perché per quanto riguarda l'evento, quello dei draghi, l'ho saltato totalmente. Non ho fatto nemmeno i progressi, non l'ho neanche completato, ho perso 200 gemme. Ma cosa combini, Grax? Speravo che durasse fino a martedì, invece no, è terminato esattamente lunedì di mattina. Io sono tornato lunedì pomeriggio e quindi non ho avuto la possibilità di registrarci un episodio. Essendo stato impegnatissimo sia sabato che domenica, non ho fatto neanche un progresso e non ho nemmeno sfruttato il costo dei draghi a 4.000. Erano fantastici per farmare. Bravo, bravo, continua così. Detto questo, abbiamo 5 muratori liberi. Li utilizzeremo tutti, sfrutteremo tutte le nostre risorse per fare un sacco di upgrade. L'unica cosa che vi chiedo è di supportare come sempre il primo villaggio con tantissimi pollicioni all'insù. 7.000 like per un prossimo episodio. Dio, grazie a tutti per il supporto. E se ve lo dice la paletta, sotto con i like. Sono carichissimo, sono prontissimo. Per ricordare l'evento passato, ho preparato 2 eserciti con i draghi. Andiamo a testare subito il primo. Possiamo attaccare, possiamo permetterci di immagazzinare risorse, dato che non sono pieno. 45.000, pensavo fosse un 450.000. Amici miei, si inizia col botto. 3, 2, 1, 667.000. Solo faccine positive. Ho un esercito di draghi e baby draghi. 8 e 8. Esercito infinito. Si vola in tutti gli effetti. Martin Garrix, 130 draghi, 2 draghetti messi proprio lì. Ne mettiamo uno qua sopra e uno di qua per sfruttare l'abilità infuriata. Per quanto riguarda l'elisir nero, dovrebbe bastarne uno di drago. Ne mettiamo uno qui carinissimo. Yeah, ha messo. Mi sembra che le risorse esterne le abbiamo prese tutte. Sì, quell'estrattore va giù, c'è una miniera qua esterna bella bella carica, la prenderei facilmente. L'elisir nero ci serve perché nel prossimo episodio, se lasciate tantissimi like, facciamo anche un altro reale. Siamo a 175.000. velocissimi, dobbiamo entrare dentro, dobbiamo spaccare il centro del villaggio. Ho messo il king, vado con la queen, vado con il gran sorvegliante che dietro tanca e via di draghi. Sfruttiamoli tutti perché tanto il secondo esercito già è pronto. C'è la torre infernale carica, cioè questo villaggio era completamente inattivo. Però gli archi X e le torri infernali sono cariche e questa cosa non mi piace assolutamente. Vai king, oh la queen sta subendo tantissimi colpi. Queen, rilassati, riprenditi tutta la vita necessaria. Il secondo attacco dobbiamo gemmarli perché mi sono preparato un archer queen walk con i draghi. E attenzione alla queen che sta subendo troppi danni. Mettiamo altri draghetti, uno e due qui sotto. Che dove va? Dove vai drago mio? Dove vai? Non ci posso credere, come un baby drago. Drago grande, il king che ha distrutto la difesa aerea. Bellissimi quei draghetti al centro. Distruggiamo subito depositi. Il 54% fatto. Forse le 2 stelle le facciamo. Nel castello abbiamo giganti. No, devo mandarli prima. Che pollo che sono. A questo punto direi di prenderci quella trivella in basso a sinistra. Per quanto riguarda le risorse interne, probabilmente non riusciremo a prendere altro. È un peccato lasciare 140.000 di oro. Ma che pollastro sono. Vai baby drago, vai che non arriva niente lì. Grandissimo, mi sembra di stare ad attaccare nel secondo villaggio. E giù la trivella. Grande baby drago, che top. Che top, solo faccine positive per lui. Tutto l'elisir nero preso. Ho messo un baby drago al centro che è andato sul deposito di elisir. Viene targettato all'arco X. Maledettissimo baby drago. Ma vai sul municipio, perché fai queste cose? 15 secondi, riusciremo a prendere il municipio? Ma nella vita, perché il gran sorvegliante fa i danni di cosa? Lo sta pizzicando il municipio, non scende di niente, guardate. Finita, battaglia terminata. 530.000 più il bonus al 99%, non ci voglio credere, 99%. Attacco comunque perfetto per iniziare. Vado a gemmare gli eroi ed imposto subito il terzo esercito. Mentre aspetto la rigenerazione degli eroi che ci metterà una vita, vi parlo un attimo della situazione generale del villaggio. Queste ragazzoli sono le nuove difese, ancora non a livello di tutte le altre, quindi le ho messe tutte fuori. Voi comunque cominciate a mandarmi su Instagram le vostre disposizioni migliori TH 11. Ne ho bisogno una principalmente per il farming. Una bella potente che protegge bene i depositi, che li sto portando tutti a livello 12. Ma quanto sono belli ragazzoli. Questo di oro è no, in realtà è più bello quello di elisir. Quello di elisir è un qualcosa di indescrivibile. Stavo dando un'occhiata generale, ancora ne abbiamo un bel po' da fare. Tipo 2 di elisir e 3 di oro. Ma costano relativamente poco, quindi probabilmente nell'episodio di oggi qualcosa faremo. Passiamo al laboratorio, che contiene ancora l'upgrade dei maghi da un'eternità. Se non erro da 11 giorni manca. Mancano 3 giorni per portarli a livello 8 e li avremo maxati. Dopo di questi faremo sicuramente i giganti che hanno vinto il sondaggio. Li possiamo fare perché i depositi ora possono contenere 9 milioni e mezzo di elisir. Oh, guardate qua, una bella cassettina di gemme, la prendiamo subito. E sono curioso di sapere quanto ci mettono i giganti.
Non po- sì, li posso cliccare. Altri 14 giorni, no, un'eternità. Non finirò mai questo DH11. 3, 2, 1, perfetto. Eroi tornati dalla pausa pranzo. Andiamo a fare il secondo attacco. Non ci posso credere. 420.000 al primo skip. Mi sento male, lo faccio subito perché sennò spreco tutto l'oro in skip. Secondo me si può fare completamente inattivo. Vediamo cosa riesce a creare Grax. Supportiamo subito la Queen. Direi di utilizzare una furia perché guardate lì quanti danni sta subendo. Ma io non ho messo i curatori. Ma che pollo sono, Grax? Non stai attaccando per il farming classico. Abbiamo un Archer Queen Walk da fare. Complimenti. Bellissimo Grax che spreca l'abilità della Queen in quel modo. Non si fanno queste cose. Subito draghi da questa parte perché non ci sono difese aeree. Un altro là sopra. Distruggeranno sicuramente tutto il villaggio. Mentre la Queen, tranquillissima, supportata dai curatori, si farà tutto il lato qui in basso a sinistra. Invece noi, a destra, con i giganti del castello, bocciatori, un draghetto lo mettiamo, ma sì, che supporta da qua sotto ci sta tutto. Vado con i maghi, vado con il king e si entra dentro. Martin Garrix spacca muro, spaccano il muro, spaccato male. No, in realtà benino. Ci sta come attacco, stiamo andando benissimo. Supporterei la Queen così da fargli riprendere un po' di vita. Sto supportando anche i maghetti. Top Queen che ritorna completamente in vita. Stiamo prendendo tutto, ma non ho calcolato che sulla parte di destra, esterna, ci sono due miniere e un estrattore. Sarà un 100%? Io ci spero perché dobbiamo fare anche il bonus stella. Abbiamo ancora due draghi. Abbiamo la Queen a piena vita, abbiamo il Grand Warden a piena vita, il King pure con l'abilità. Secondo me ce la possiamo fare. Non voglio sprecare gli sgherri. Anzi sì, comincio a metterli da qua sopra perché la difesa aerea è occupata. Guardate quella capannetta e guardate questa. Bravo Grax che te ne sei accorto. Sennò poteva essere un fail al 99% per il tempo. Utilizziamo l'abilità, lo faccio? Lo faccio? Lo faccio? Sì, abilità messa e via. Ultimi sgherri e devastiamo questo villaggio. Tantissimi pollicinali in su per noi. Attacco devastante. Devastato questo inattivo. In realtà abbiamo iniziato con molta difficoltà. Ho quasi rischiato di perdere la Queen. Ma è tutto bene quel che finisce bene. Un 99% non lo voglio. Voglio il 100% e tantissimi pollicioni all'insù. Che attacco devastante. Complimenti. 420.000 e 110.000 di bonus. Solo applausi e applaudiamo così. Accampamenti pieni, eroi disponibili. Cosa vuoi di più dalla vita? Un esercito meglio di questo, ragazzoli, perché questo fa letteralmente schifo. Giganti, 4 draghi, 10 mongolfiere, 7 maghetti, spaccamure e goblin. Boh, chissà che attacco verrà mai fuori. Cerchiamo un bel inattivo perché dobbiamo fare sia la stella per il bonus stella, sia le risorse per gli upgrade. E 290.000, no, non ci sta. Amici, OMG, guardate che roba, 560.000. Però questo è tosto, tosto, tosto. Anche se è inattivo, dobbiamo essere super chirurgici. Cerchiamo di spaccarlo tutto attaccando proprio qui sotto dal basso. Nel castello gigante ho messo tutto. Guardate che orde di giganti incredibili che vanno verso le mura. Vado con gli spaccamura. E sì, hanno spaccato, top così. Maghetti dietro, i draghi li utilizziamo dopo. King, Queen e Grand Warden dietro, il Grax sorvegliante. Dato che le torri infernali sono scariche, posso anche supportare il tutto con delle curette. E una curettina qua, secondo me, ci sta tutta. Le mongolfiere quando le metto? Ma perché le ho messe lì che le mongolfiere devono andare insieme ai draghi, Grax? Cosa combini mai? Non ci posso credere. Il King sta da solo sulla parte di destra così a caso. Sono costretto a utilizzare l'abilità. Sicuramente distruggerà le miniere. Mentre qui a sinistra metterei i draghetti, dato che le difese aeree sono tutte quante al centro. E la Queen sta prendendo un sacco di colpi. Che cosa sta succedendo, amici miei? Cosa sto combinando? Non lo so. Un drago qua in supporto del King. Abilità della Queen. E forse il municipio lo prendiamo. Dobbiamo distruggere subito il cannone. Il cannone è andato giù. Distruggiamo anche la torre dello stregone e credo proprio che il municipio cadrà. Yes! Benissimo così. Supportiamo il drago da mettere lì in alto con delle mongolfiere e ho messo anche il drago. Vado con i goblin qui in basso a sinistra e secondo me abbiamo preso tutto. Probabilmente sì, ma il municipio non è andato giù. Il municipio non è andato giù. No, no ragazzuoli no. No ragazzuoli no. Una bella furia qui. Cioè spreco 30.000 di elisir per prendere quanto? Due briciole di oro. Ma siamo seri? Però attenzione perché quel drago forse ci prende l'estrattore. Sì, l'estrattore. Il depositozzo di elisir e ci sta. Vado con i goblin qua centrali che vanno sul deposito. No, devono andare sul municipio. Vi prego draghi, è Daenerys che vi parla. Resistete mentre i goblin prendono il municipio. Resistete? No. No, non ci credo. Non ci credo. 73% una stella. Però il Grax sorvegliante il suo lo fa sempre anche se manca pochissimo
pochissimo tempo qualche monedina la sta razziando. Grande Grax. Mi devo assolutamente sbrigare e portarlo a livello 5, perché così a livello 3 è inutile. Guardate che colpetti che dà, si è anche bloccato non so come in quella posizione stranissima. Ma che bottino abbiamo preso? Ma ci sta tutto, 474.000 il bonus al 100%. Bene così, torniamo al villaggio, bonus stella completato e siamo prontissimi per fare gli upgrade. Direi di investire subito l'oro sull'arco X, il quarto arco X a livello 3. Lo facciamo al volo, proprio così, la prima cosa che facciamo 10 giorni andato. Comunque raga, 3 attacchi fatti, sempre top. Bravo Grax, così mi piaci. Cerchiamo di utilizzare al meglio le nostre risorse. Sicuramente l'elisir lo investiamo sul Grax sorvegliante a livello 4, 3 milioni e mezzo, 1 giorno e 12 ore per fortuna. Ma quanto è carino, ma quanto è bello quel libretto, via, messo sotto e lo salutiamo. Siamo praticamente simmetrici, guardate la perfezione delle risorse, 3.758.000, 3.854.000. Direi di fare una bella torre dello stregone a livello 5, 1.700.000, attenzione che abbiamo solamente 2 muratori. Ma lo sapete che faccio? Faccio un altro deposito di oro a livello 12, così da averne 2 a livello 12 e 2 a livello 11, sia per quanto riguarda l'elisir che per l'oro. Facciamo quello dalla parte opposta, questo qua. Bravo Grax, 2 milioni e mezzo, 7 giorni. Con l'ultimo io direi di investire un po' di oro su muretto, tac, un milioncino di oro, e con il restante oro ci facciamo la torre degli arcieri. No, costa troppo, rimango con 58.000. Beccatevi sta mossa, guardate che organizzazione perfetta, 1 milione di elisir qui e l'oro lo investiamo sul cannone. Top, abbiamo fatto tutto, abbiamo consumato tutto, ma quanta roba abbiamo fatto. Spettacolo assoluto, spero che questo episodio vi sia piaciuto, vi ricordo un bel like di supporto perché torneremo sabato con un episodio incredibile. Devo fare...